Ancona ha ospitato la 22ª sessione programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, CNCU. Il tema dibattuto è stato il diritto universale alla salute globale, le proposte dei consumatori al G7 Salute. Una due giorni organizzata con il sostegno del CNCU, organo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e dalla Regione Marche con la collaborazione del Comune di Ancona. Obiettivo: favorire un momento di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, che segue il G7 Salute, conclusosi la settimana scorsa. È una manifestazione che noi riceviamo nelle Marche, ma è una manifestazione a caratura nazionale, di carattere nazionale, e credo che sia importante perché il risultato delle proposte che riusciranno a definire potrà essere sicuramente fondamentale per il governo nazionale per cercare di comprendere non solo il fenomeno che si vive e anche le proposte che vengono dai consumatori. È quello che noi abbiamo cercato di fare ascoltando i territori, ascoltando tutte le parti che costituiscono la nostra società nella stesura della riforma regionale, sia il piano sociosanitario, sia la riforma delle aziende, ma anche che auspichiamo i nostri direttori stiano facendo bene nella stesura degli atti aziendali. Il tema ovviamente non è solo le risorse, ma sono le liste d'attesa, sono i servizi ai cittadini e qual sarà il futuro della sanità. La sanità e i servizi ai cittadini devono essere universali, cioè devono essere in tutto il territorio nazionale con pari livello. Il tema delle liste d'attesa, come cercare di far capire anche al cittadino che sono servizi essenziali, per cui nel momento in cui tu vieni chiamato devi comunque andare, non puoi occupare un posto che magari può essere occupato da altri, e facendo così si aiuta la sanità. Sanità legata a un benessere, a una qualità della vita che non sia strettamente connessa a una malattia. Un benessere che rientra nel concetto di One Health, ovvero un'unica salute che è un equilibrio perfetto tra lo star bene, il non ammalarsi, cercare ovviamente di ammalarsi, avere accesso alle cure, e questo è fondamentale per i consumatori, per i cittadini, ma allo stesso tempo di poter vivere un ambiente sano, sostenibilità quindi ambientale, anche attraverso una corretta alimentazione, anche attraverso delle buone pratiche. Questo attraverso anche le associazioni dei consumatori possiamo farlo arrivare alle persone, alle famiglie più fragili, perché tante sono le attività messe in campo proprio per cercare di migliorare gli stili di vita e le abitudini del singolo cittadino e quindi di un'intera comunità.